Non mi svegliavano nemmeno le cannonate, ma la sua voce. Bastava un bisbiglio e aprivo gli occhi. Ciao Roberto. Nonno, ma che ore sono? Faceva freddo, era brividì. Non saprei, rispose alzando le spalle. Ti sei di nuovo addormentato sul divano. Dai che poi ti viene mal di schiena. Già, disse stropicciandomi gli occhi. E tu? Perché non riposi? Mi guardò benevolo, ravvivò la fiamma che scoppiettò friggendo in mille scintille accendendo il suo viso di rosso. Ti va di chiacchierare un poco, disse grattandosi il naso. Ma certo, dopo però andiamo là, va bene? Soddisfatto, prese una sedia impagliata e si accomodò di fianco al camino. Poi, come sempre, incominciò a parlare. Lo ascoltavo un po' frastornato e mi perdetti subito nei miei pensieri. A quei tempi abitavo in città. Alle 6:15 del mattino prendevo la prima corriera verso l'Appennino. Arrivato al capolinea, tra boschi e campi di grano disseminati di papaveri, proseguivo a piedi fino al grande cantiere dove lavoravo come operaio. Mi piacevano quelle passeggiate. E tanto che al rientro allungavo di parecchio il mio cammino, imboccando un sentiero che proseguiva fino all'alto versante della collina, giungendo a una fermata nascosta tra le erbacce dove aspettavo tutto sole e felice la mia corriera. Era stato il primo giorno di sole vero, e alle 18 c'era ancora una luce energica e benigna. Davanti a me il vecchio ciliegio fiorito e la grande casa, malconcia, con il cortello affittasi, penzolante e arrugginito. Mi sentivo attratto anima e corpo da quel posto, e con gli occhi della fantasia non lo vedevo per quella che era, ma piuttosto per quello che avrebbe potuto essere il mio paradiso. Alla fermata quella sera c'era un uomo, sulla settantina, piccolo e con la pelle del viso crepata come la terra quando ha sete. Sollevò il cappello di panno decisamente invernale, salutandomi in silenzio con due occhi nocciolo un po' annacquati ma ancora vispi da monello, che si fecero subito volere bene. Buonasera, gli disse. Si chiamava Primo, mi confidò che i suoi gli avevano dato quel nome perché volevano avere molti figli. Ma non ebbero altri, e suo padre ne fece una passione perché c'era molta terra da coltivare, le bestie andavano accudite. A 6 anni lavorava già nella stalla e li aiutava nei campi. Il tempo passò senza che me ne accorgessi e presto vidi arrivare la corriera. Primo mi salutò. Come? Lei non viene? Domandai. No, io abito là. E indicò un posto dietro la strada. Stavo solo facendo una passeggiata, l'ho vista avvicinarsi e l'ho aspettata per scambiare due chiacchiere. Sa, la mia povera moglie diceva sempre che parlerei anche coi sassi. Sorrise e mi fece un gesto con la mano, come dire, lasci perdere. Accennai col capo. Le porte si chiusero sbuffando e partimmo con uno scossone. E lui diventò sempre più piccolo fino a scomparire. Vederci divenne un'abitudine. Tutte le sere dopo il lavoro camminavo veloce per raggiungerlo alla fermata e sentire le sue storie di guerra sotto lo sguardo silenzioso della vecchia casa. Finché ci salutammo definitivamente, l'indomani avrei cominciato un nuovo cantiere in città. Però nei giorni seguenti non riuscivo a dimenticare quei posti, e neppure prima. Così dopo meno di una settimana avevo deciso, avrei fatto un'offerta al proprietario della casa. Chiamai e rispose un uomo. Ci accordammo per vederci lo stesso pomeriggio. Era un avvocato penalista, abbronzato, con un affascinante pizzetto mefistofelico e due occhialetti rettangolari imbarazzanti dalla montatura fucsia. Parlava gesticolando con enfasi da arringa. Dalle finestre della sua mansarda sembrava di toccare San Petronio, ma era nato in montagna. E sebbene non usasse più la casa, non poteva venderla per via dell'affetto che nutriva nei suoi confronti. Quel luogo ha una gran storia, sa. Lì la guerra è stata tremenda, però ora vedrà, se ne innamorerà. Gli feci la mia proposta, non potevo pagare un affitto alto, ma avrei sistemato tutto a mie spese, col tempo naturalmente. E fu entusiasta. Mi trasferii subito, dipinsi la facciata, ma non toccai le mitragliate contro i muri. Ci sono cose che devono rimanere. Primo veniva spesso a trovarmi, mi aiutava ed era ancora energico e incredibilmente abile. Diventammo buoni amici, chiacchieravamo, o meglio, lui non stava mai zitto. Mi raccontava della guerra, di quanto aveva patito la fame. Si vantava anche della squadra partigiana che proprio lì si era sacrificata rallentando i tedeschi e permettendo così agli americani di sconfiggerli. Narrava per ore e poi verso sera se ne andava. Poi
una volta mi recai in paese per certe carte del comune e in piazza c'era il monumento dei caduti. Mi ci soffermai. Come sempre, molte foto sbiadite e di fianco i nomi reali e i soprannomi di battaglia. Lampo, Ercole, Tom Mix, tutti ragazzi giovani, tranne uno. Primo Castelli, anni 68, nome di battaglia, nonno. C'era anche la sua foto, lo sguardo monello e il copricapo di panno tra le mani. Tornai a casa. Prima era lì, seduto sopra un tronco tagliato, e intorno l'autunno rosso esplodeva silenzioso. Sollevò gli occhi, era triste. Hai visto il monumento, vero? A noi è successo proprio qui, sai, davanti alla casa. Però ce l'abbiamo fatta, li abbiamo fermati fino all'arrivo degli americani. Avete fatto una grande cosa, disse a voce bassa. Oh, guarda, io non lo so se è stata grande, ma cosa potevamo fare? Sapessi la paura che avevo, ma erano cattivi come delle bestie, sai? Lo so. Adesso che sai chi sono, posso continuare a venirti a trovare. Quando vuoi, nonno. Quando vuoi. E lui mi sorrise. Oh, non mi stai ascoltando, disse Primo, seduto a notte al camino e riportandomi alla realtà. Oh, scusami, ero assorto, mi giustificai. No, dai, hai ragione, si è fatto tardi. Primo mise a posto la seggiola. Adesso però vai a letto. E non mi piace vederti passare le notti sul divano. Va bene, promesso. Buonanotte, nonno. Buonanotte a te. Ci gischiamo ancora. Posso chiederti una cosa? Sicuro, lo incoraggiai. Domani me lo porterai un fiore. Ma certo, che discorsi. Te lo porto tutti i giorni, nonno, no? Sorrise. Ora dormi. Sbatté gli occhi e lui era sparito.